Nell'ambito delle attività di promozione culturale e sociale del territorio, espressione dei suoi valori fondativi e costitutivi, con la condivisione delle varie scuole e delle istituzioni locali, l'Associazione Culturale La Fonte delle Muse ha organizzato una manifestazione storica, scientifica, musicale e poetica. L'evento si è articolato nello spazio-tempo di 3 giorni, 5, 6 e 7 novembre, presso il Palazzo Mastrilli di Cardito, attraverso un percorso storico-scientifico con visione ed analisi di documenti della Seconda Guerra Mondiale e di storia locale. Per l'occasione, la prima giornata è stato lanciato il fumetto tratto dal libro di Giuseppe Russo, I Caduti di Pietra, Operazione 51. Scientifico-musicale, rivivendo lo sbarco sulla Luna con l'ausilio di sistemi audiovisivi tramite il magistrale intervento del professor Massimo Della Valle, astrofisico di fama mondiale. La manifestazione si è conclusa con un percorso poetico etno-antropologico, mediato dai richiami alle tradizioni, agli antichi mestieri, alla musica, con la splendida voce della cantante Maria Mauro e alla poesia popolare. Non mi aspettavo di trovare così tanti ragazzi e francamente questa interazione, questa sinergia tra poesia e scienza ha avuto un grande effetto perché sono stato molto attento, non è andato via nessuno prima del tempo e la cosa mi ha piacevolmente sorpreso. Quest'anno è stato un anno di straordinaria importanza per quanto riguarda le celebrazioni. La parte del leone l'ha fatta sicuramente i 50 anni dell'allunaggio dell'uomo sulla Luna, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo ricordato i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, i 500 anni del viaggio di Ferdinando Magellano attorno al mondo. E poi i 200 anni della stesura dell'Infinito di Leopardi. C'è un filo conduttore che lega questi eventi e i protagonisti di questi eventi, e che sono le colonne d'Ercole, questo luogo geografico che rappresentava la fine del mondo conosciuto e quindi, diciamo, la fine della conoscenza. I protagonisti di questi eventi tutti hanno superato le colonne d'Ercole della conoscenza delle rispettive epoche, chi attraverso navi, chi attraverso astronavi, chi attraverso l'immaginazione, la creatività, la sensibilità, mi riferisco a Leopardi. Tutti si ricordano, tornando alla Luna, che era la protagonista, tutti si ricordano la frase di Armstrong, un piccolo passo per un uomo ma un grande balzo per l'umanità, assolutamente vero. A me piace ricordare la frase detta da Cernan, il capitano dell'Apollo 17, l'ultimo uomo ad aver camminato fino per il momento sul suolo lunare. Siamo andati per conquistare la Luna e abbiamo scoperto la Terra, perché la Terra vista dalla Luna si presenta in modo totalmente diverso rispetto a come noi possiamo immaginarla vivendoci sopra. Abbiamo scoperto la fragilità di questo pianeta, del suo ecosistema. Probabilmente la coscienza ecologica nasce in quegli anni. Itinerario tra le muse. Devo dire che è stato un incontro un po' particolare perché ha richiamato tutte le tradizioni. Si è partita dalla tradizione per poter addirittura recuperare non solo anche l'arte, ma addirittura la scienza, il recupero del valore musicale e soprattutto addirittura dei nostri dialetti, delle nostre origini. E in verità è stato un piacere parteciparvi perché ho portato attraverso la canzone napoletana
italiana, proprio la dimostrazione di quanto la nostra terra possa produrre ancora dalla tradizione tanta buona cultura, e soprattutto per i giovani che erano stasera presenti. Sono stati 3 giorni meravigliosi perché c'è stata una maratona culturale. La prima serata è stata dedicata alla storia, la storia dei monumenti, quindi alla caduta di pietre, perché quando c'è una guerra cadono oltre le vite umane tanti monumenti che rappresentano la nostra storia e la nostra cultura. Poi abbiamo avuto una seconda serata molto bella, molto emozionante, dedicata al 50° dello sbarco sulla Luna, e abbiamo avuto l'onore di ospitare l'astrofisico Massimo Della Valle, che ci ha portato letteralmente a spasso sulla Luna. E poi la terza serata è stata radicata più sul territorio, quindi abbiamo fatto il giro attraverso la Luna per poi approdare sul territorio di Cardito e per parlare di tradizione, folklore nostrano. 3 serate molto interessanti, molto partecipate dal pubblico, e questa è una cosa che ci fa piacere perché evidentemente il pubblico ha ancora sete di cultura. E buonasera, sono Giusi dell'azienda Giusi Creazioni, ho partecipato a questo evento con grande entusiasmo e sono in pratica lo sponsor ufficiale di questo evento, che infatti ho omaggiato la cantante Maria Mauro proprio di una cornucopia di nostra produzione della collezione Averla, realizzata in ceramica e porcellana di Capodimonte dai nostri maestri artigiani. Lo scopo di questa serata è stato appunto quello di rievocare il passato, e infatti la scelta della cornucopia che fa parte della collezione 2020 è proprio evocata a questo evento, tant'è vero che in pratica io ho scelto la cornucopia proprio perché rappresenta uno strumento che gli antichi utilizzavano per amplificare il suono, e infatti la collezione realizzata di questi cornucopi e anche corni che abbiamo fatto, che hanno avuto grande successo ai nostri meeting e alle nostre fiere di settore, è proprio quella l'utilizzo di amplificare il suono dei telefonini che vengono inseriti in questi oggetti. Stasera si è conclusa con l'ultima serata l'obiettivo della Fonte delle Muse, associazione culturale, l'obiettivo è di far fuoriuscire al di fuori dell'ambito territoriale di Afragola la rieducazione della cultura, quindi spostandomi a Cardito e in progetti in altri paesi circostanti, cercare di unificare tutti i paesi e portarli a una conoscenza e una cultura unita e insieme, una rete di associazioni che possono lavorare sul territorio non solo sull'ambito culturale ma anche sociale, e quindi essere presenti e attivi nei paesi. Si è conclusa stasera la 3 giorni dedicata alla cultura, che vede il protagonista la città di Cardito. Questa serata, dal titolo appunto Cardito tra storia e folklore, ha voluto gettare un seme, soprattutto un seme per i giovani, per le generazioni future, affinché la memoria, quella storica, non venga abbandonata, non venga lasciata a se stessa, ma venga raccolta da questi giovani, che diano lustro alla loro città, ai siti archeologici che questa città, ai siti storici che questa città racchiude, e promuovano, diciamo, in futuro delle iniziative importanti come questa. Aggiungo a quanto detto dalla professoressa che sia veramente un seme affinché si recuperi anche tutto ciò che è altra parte della cultura, ovvero il linguaggio, il mestiere, la tradizione, quello che non è libresco, ma quello che serve per costruire il nostro patrimonio, la nostra unità di popolo. Abbiamo accolto con piacere l'invito fatto dalla scuola e anche dall'associazione che ci ha proposto questa attività per farci sentire cittadini attivi del nostro paese e del nostro luogo, per costruire quindi una memoria comune e che venga ricordata nel tempo, non si perda nel passato come un qualcosa che non sia nulla.